PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao, stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Io sono Francesco Posati, autore e curatore, e ti do il benvenuto alla nuova puntata. La puntata 19 ripropone l'intervento di Francesco Cottone, magistrato fuori ruolo e oggi coordinatore dell'area civile al DGSIA, che è intervenuto il 25 maggio scorso al Forum PA sulle prospettive future del processo civile telematico. Si ringrazia per la condivisione dei contenuti Use Law Web Radio, la radio degli avvocati da colleghi a colleghi e il portale Forum PA. Buon ascolto! Buongiorno, grazie. Gli stimoli sono stati diversi, punti notevoli. La Direzione Generale dei Sistemi Informativi è quotidianamente impegnato su questi temi ormai da tempo. Telematico è anche questo, è operatività, tempestività, servizi H24 e gestione amministrativa del processo che acquisisce via via sempre più importanza e che dovrà porre poi anche un problema, secondo me, nel lungo periodo di rimodulazione dell'approccio. Lo dicevamo l'altro giorno discutendo insieme al Consiglio Superiore della Magistratura che l'ingresso sempre più forte delle tecnologie nel processo fa sì che processo e tecnologia viaggino sempre più a braccetto e che l'organizzazione giudiziaria non sia più fornire un'aula, una abat-jour o un foglio di carta, ma sia assicurare lo svolgimento regolare del processo. Sinteticamente per punti, speed non è il problema del se, è il problema del quando, nel senso che non c'è da discutere che giustizia prima o poi aderisca a speed, perché non solo ce lo impone la legge questo, ma è comunque un elemento di modernità notevole, un elemento di progresso. Nella struttura di speed ci sono degli elementi di semplificazione di cui dobbiamo necessariamente tener conto. Primo tra tutti il problema degli attribute provider, che è un elemento per noi certamente centrale, perché è non solo per noi interesse sapere dove trovare qualcuno, ma anche sapere chi è, che cosa fa e che ruolo svolge, questo in relazione alla normativa vigente. Adottare speed e la diffusione di speed comporterà necessariamente un intervento profondo sui nostri sistemi, perché le logiche dei nostri sistemi sono logiche pensate e studiate prima che l'innovazione tecnologica investisse nel suo complesso la pubblica amministrazione. Perché il fatto che oggi giustizia sia una delle prime realtà digitali non solo in Italia ma anche in Europa fa sì che la sua struttura sia inevitabilmente più vecchia, e questo è innegabile rispetto alle strutture di chi oggi si affaccia e ha anche beneficiato, mi piace dirlo, della nostra esperienza. Questo ci imporrà un ripensamento e poi vi dirò le forme ed i modi che stiamo percorrendo. Quindi speed sì, non se ma quando. Vi posso già dire che sono proprio in questi giorni allo studio ipotesi pilota di regolazione degli accessi. Per quanto riguarda i rapporti tra speed e firma digitale, questo è un tema delicato che va risolto anche in sede di attuazione dell'EIDAS, del nuovo regolamento europeo. Di certo speed sarà uno dei veicoli per l'autenticazione, che è un po' diverso dalla paternità dei documenti digitali e dalla materia dei documenti digitali. Formula esecutiva: c'è un punto specifico di legge delega che raccoglie quello che un po' è il desiderata di tutti noi, anche se con una certa remora. La formula esecutiva è un'esperienza che c'è nel diritto italiano dal 1575. Come sempre, abbandonare istituti che hanno una tradizione così antica non è detto che non si debba fare, ma ci induce sempre ad una certa prudenza, perché insomma la forza dell'esperienza e della tradizione è un'esperienza che va sempre maturata. Il punto di legge delega comporterà che giustizia dovrà fornire un portale delle formule esecutive, un documento sarà esecutivo se è presente in quel portale. Quindi la formula esecutiva così come noi la pensiamo non esisterà più, esisterà un luogo di consultazione dei documenti in forma esecutiva a cui si potrà accedere l'ufficiale giudiziario o chiunque avrà bisogno di vedere questo. Ed è certo uno degli elementi di modernità su cui dobbiamo ragionare con maggiore attenzione. Videoconferenza, formazioni, nuove metodologie di intervento sul processo. Sì, sono un punto specifico del progetto del Ministero della Giustizia, lo ricordava Giovanni Xilo, è un punto specifico del progetto obiettivo nazionale su cui il Ministero della Giustizia sta puntando moltissimo, perché videoconferenza va intesa non solo come veicolo di economia, ma anche come veicolo di superamento delle barriere, specialmente all'indomani della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, nella logica di avvicinamento alle fasce più deboli. Si impone su questo anche un'attenta lettura dello strumento della videoconferenza e del telelavoro. Mi piace pensare, lo dico da magistrato, non lo dico da responsabile IT, ad un processo che sia processo, ad un processo che abbia le sue ritualità, ad un processo che abbia i suoi momenti di costruzione del pensiero.
Ministero. Non mi piace la decisione automatica e spero che non accada, con grande franchezza, anche per i reati più piccoli, perché sembrano piccoli a noi che siamo occupati di reati grandi, ma sono grandi per chi i reati piccoli li subisce. E questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. E avendo fatto il giudice dell'esecuzione, il giudice delegato, anche il procedimento esecutivo più bagatellare è un dramma per chi lo vive e per chi lo subisce. Questo mi consento sempre di ricordarlo a me stesso quando prendo la penna in mano da giudice e non da responsabile IT. Va bene l'adozione delle nuove tecnologie, dobbiamo stare attenti a far sì che ci sia un punto di equilibrio molto forte. Credo che l'udienza e la ritualità dell'udienza sia un elemento forte da mantenere, su questo l'interlocuzione con le parti sia da preservare. So che forse è il luogo meno adatto, il luogo in cui si celebra l'IT, il riscoprire l'oralità e la cartolarità del processo in sé per sé, ma è importante avere una prospettiva anche nell'adozione delle tecnologie. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Perché? Perché è giusto che l'uomo non debba essere governato dalle tecnologie, ma è giusto anche che l'uomo sappia dalle tecnologie prendere ciò che è bene, rivedere, ripensare i propri processi organizzativi. Quello che stiamo vedendo, e anche qui l'abbiamo ricordato più volte in diverse occasioni, è che la digitalizzazione dei procedimenti, l'adozione delle nuove tecnologie è un'occasione di ripensamento complessivamente dei moduli e delle formule organizzative. Eliminare i tempi morti significa agire sulle diseconomie. Bisogna far sì che comunque il tempo del pensiero e il tempo della meditazione rimanga in ogni caso a disposizione degli operatori del diritto, nella consapevolezza che il processo digitale è prima di tutto un luogo di condivisione di informazione, di un condivisione di conoscenze. Giustizia si deve riappropriare nel più breve tempo possibile, adesso vi dirò quali sono i progetti su cui stiamo lavorando, la gestione del dato, dell'elemento conoscitivo, del superamento della carta non come il tralcio fisico, ma del superamento della carta come limite conoscitivo. Abbandonare l'atto come luogo di manifestazione del pensiero, ma come luogo di conservazione di un dato, di un elemento conoscitivo, ci può servire per decidere meglio in maniera più uniforme. Questa è la strada verso cui dobbiamo andare, questa è la strada dei tavoli sulla sinteticità che ha aperto il Ministro della Giustizia, questa è la strada su cui dobbiamo lavorare nell'adozione di una nuova piattaforma del PCT che superi il concetto di atto come oggi noi lo pensiamo, il PDF per il PDF perché ci piace la narrazione dell'evento, ma che guardi ad un atto in cui il fatto è un elemento conoscitivo, è un dato, è una parentesi di quel contesto. E questa è la direzione in cui noi in questo momento stiamo lavorando. Quali progetti nello specifico? Vi potrei dire quelli che sono un po' all'ordine della cronaca normativa: portale delle vendite, portale dei creditori, portale dei CTU e degli albi, revisione degli obblighi informativi e quindi rapporti riepilogativi nell'esecuzione forzata e nel fallimento. E fin qui siamo nel contesto del processo dell'economia, tra virgolette. Abbiamo delle scadenze normative fissate al 31 dicembre di quest'anno, speriamo di poterle anticipare, stiamo lavorando su questi progetti e speriamo presto che anche qui l'informazione possa costituire veicolo di modernità per il Paese, maggiore efficienza e vigilanza sulla trasparenza nell'ambito amministrativo. Ufficio del processo, presidio all'esercizio della giurisdizione, condivisione delle conoscenze, banca dati della giurisprudenza. Questo è un punto centrale dell'azione del governo IT sulla giustizia. Abbiamo un'ottima giurisprudenza di legittimità, o meglio abbiamo un'ottima informatizzazione della conoscenza giuridica di legittimità, abbiamo ancora, ohimè, a mio avviso, una scarsa cultura del processo di merito, che conseguenzialmente non aiuta neanche nell'omogeneità delle decisioni, nella conoscenza, nella formazione del pensiero, sia a livello geografico sia a livello nazionale. Conoscere per sapere se conviene o non conviene fare causa, questa è alla fine la domanda fondamentale a cui tutti quanti noi dobbiamo rispondere. E da giudice vi dico conoscere per sapere se la mia decisione è una decisione conforme o meno al normo pensiero e potermene anche coscientemente distaccare, ma con responsabilità. Banca dati della giurisprudenza su base nazionale, questo è il vero terreno su cui investiremo molto riforme, anche qui speriamo entro l'anno di dare una prima risposta molto forte. Certo, scontrandoci un po' con un retropensiero che ogni tanto, mi consento di definirlo retropensiero, con consapevolezza e nell'idea che sia un pensiero assolutamente personale di cui mi assumo la piena e perfetta responsabilità, quindi parla Francesco Cottone, non parla nessun altro, talvolta di una prevalenza dei diritti all'oblio, dei diritti alla privacy, che dimenticano i principi sovradimensionati del diritto alla conoscenza del contesto in cui noi viviamo e la condivisione delle conoscenze sociali. Questo perché talvolta pretendere la nominalizzazione nel senso voluto da alcuni delle sentenze significa, quantomeno in un contesto che è il contesto degli lavorativi, non conoscere le esigenze di condivisione e negare la condivisione delle conoscenze. Chiudo negli ultimi
20 secondi che ho, a 30 secondi che ho, per dire che sì, purtroppo viviamo troppo spesso l'esperienza di un legislatore, non sempre del legislatore di giustizia, diciamo del legislatore nel suo complesso, che non ha consapevolezza che oggi ogni norma, quantomeno in materia civile, ha un impatto diretto su giurisdizione. Abbiamo già superato una prima grande difficoltà, questo devo dire, devo rendere atto a questo governo, che fino a poco tempo fa si facevano le riforme in materia di giurisdizione che comportavano innovazioni tecnologiche e le si faceva a costo zero. Oggi almeno questo, diciamo, tendenzialmente è superato, perché ogni norma che è uscita ha avuto la sua copertura finanziaria, bisogna riconoscerlo. Abbiamo bisogno oggi di consapevolezza sulla circostanza che c'è bisogno di tempo e che quindi ogni cosa che viene fatta, se vogliamo che sia efficiente come vogliamo che sia, ha bisogno di un suo tempo di sedimentazione, un suo tempo di adeguamento. Dobbiamo migliorarci, stiamo cercando di uscire fuori, stiamo cercando di superare una logica di approccio alle modifiche tecnologiche emergenziale. Stiamo già lavorando su un progetto che prevede un affidamento a lungo termine, ovviamente con procedure pubbliche per l'affidamento dei servizi, e che spero che consenta, anche nell'ambito dell'utilizzo dei fondi PON, una prospettiva almeno triennale e quadriennale. Una prospettiva che ci consentirà di ripensare il processo per superare quegli elementi di criticità, la PEC come veicolo in ingresso, un portale per l'accesso ai creditori, la condivisione totale delle informazioni, e per poter migliorare certamente le politiche di accesso. Queste sono le grandi sfide del futuro. Dire che accadrà domani sarebbe non fare buon governo del mio lavoro. Ci vuole tempo, abbiamo bisogno di stabilità e forza su questo. Vi ringrazio. Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su about.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati.